Beh, a dire il vero, i sospetti non sono nuovi. I sospetti sono nati all'indomani della morte così improvvisa e inspiegabile di Papa Luciano. Quindi i sospetti ci sono sempre stati fin da subito. Oggi, a mio avviso, non ci sono elementi nuovi che facciano uscire dal sospetto ed entrare in qualche barlume di certezza. Ci sono sempre delle ipotesi, probabilità che sono inspiegabili, però ci sono degli elementi che fanno pensare. Io ricordo di aver parlato con un prelato della Curia Romana, un prelato del Vaticano, che sapeva quindi le cose dal di dentro, e alla mia domanda insistente, ma come mai i cardinali venuti da tutto il mondo, che avevano la facoltà di consentire, anzi di ordinare l'autopsia, perché si sono rifiutati? Non hanno voluto sentire ragioni, mentre poteva essere la cosa più normale fare l'autopsia, si sapeva di che morte era morto e basta, e finivano i sospetti, proprio per allontanare qualunque sospetto che si addensava sulla Chiesa e sulle responsabilità di alcuni ecclesiastici anche. Da quella all'ora della morte. Sull'ora della morte. Il prelato mi rispose con una risposta che mi ha lasciato più sbalordito dei sospetti che io avevo. Mi ha detto: non l'hanno fatto perché l'avevano già fatto. Quindi evidentemente hanno fatto l'autopsia, hanno richiuso, hanno capito di che si trattava e hanno deciso di non far sapere niente a nessuno. Questo l'episodio. Ma al di là dell'episodio ci sono i sospetti. I sospetti sono fondati perché? Perché questo Papa così semplice, così ingenuo anche, così sorridente, non era omogeneizzabile con l'austerità, con il rigore e con l'ipocrisia che caratterizza il sistema ecclesiastico in genere, ma Vaticano in particolare. Quindi dava fastidio, era un papa scomodo. Questo come immagine, come collocazione anche di comunicazione di questo era un ottimo papa. Comunicatore questo. Ottimo comunicatore nella sua semplicità. Non era artefatto, non era attore come poi fu attore invece Giovanni Paolo II, un grande comunicatore, ma insomma partiva dalla sua esperienza di attore. Ci sono altri elementi a mio avviso. Era scomodo anche perché aveva sollevato subito dei problemi. E questi problemi avevano a che fare con lo IOR. E quando ci si avvicina, si lambisce lo IOR, inevitabilmente si fanno brutti incontri, si fanno incontri con la massoneria, si fanno incontri con alcuni aspetti che hanno a che fare con la mafia, quindi massoneria, mafia, qualcuno aggiunge come ciliegina anche Opus Dei, e allora i sospetti cominciano a diventare più densi. E la cortina che nasconde il caso comincia a diventare fastidiosa a tal punto che si deve chiudere il cadavere e non parlarne più, e chiudere quindi l'esperienza, anche quella pastorale, anche quella spirituale di Papa Luciani. C'è Marcinkus, che aveva qualche responsabilità, che era stato redarguito da Papa Luciani perché Papa Luciani non condivideva certi modi, certe operazioni, certe immagini che lo IOR si era dato. C'è il caso Calvi, c'è Michele Sindona. Ora, mettere insieme tutte queste cose cronologicamente è molto facile, perché avviene certo, tutto nello stesso periodo. Mettere insieme tutte queste cose non fanno altro che aumentare gli elementi che giustificano il sospetto. Quando la Chiesa avrà il coraggio di rivelare le carte, forse sapremo di che morte è morto Papa Luciano. E tu sei ottimista su questo? Io sono pessimista.
perché la Chiesa, ti dicevo un momento fa, la Chiesa si fa guidare troppo spesso dalla paura. Nel Vangelo c'è scritto: la verità vi farà liberi. La Chiesa non mostra di essere libera, appunto perché ha paura, e ha paura della verità, anche la verità che c'è nel Vangelo. È quella verità che potrebbe liberare la Chiesa dalle sue paure e potrebbe dare alla Chiesa un'immagine molto più accettabile oggi da tutta l'umanità, quella credente e quella non credente. In questa situazione di paura, invece, la Chiesa dà di sé un'immagine dogmatica, moralistica ed emarginante, emargina tutti coloro i quali sono alla ricerca di Dio, di un Dio possibile, di un Dio che sia risposta e non di un Dio dogmatico e moralista.